situazione infermeria. E sì, Bariti e Torelli stanno facendo delle cure specifiche, proprio Torelli per la tendinite, e anche se domani viene in panchina, però non si è allenato mai con noi sta settimana, sta facendo le cure all'isokinetic, che fa anche un po' di allenamento, e Bariti ha questo principio di pubalgia e si sta curando su un centro specializzato. E... no, Bariti non c'è. Vabbè, ma neanche Torelli. Viene in panchina giusto per far numero. E poi dopo Cumi è rientrato oggi, che aveva problemi per permesso di soggiorno, quindi giocherà domani con la Beretti, e Mancino squalificato. Però ci siamo, siamo comunque in tanti. Rientra Signorini, che ha scontato la squalifica. Ah, quante ne vuoi sapere? Vuoi sapere pure la formazione? Puccio. E Puccio rientra? Sì, Puccio stava già bene contro, già abbastanza bene contro il Sant'Arcangelo, soltanto il Sant'Arcangelo. Sì, sì, grosso modo è quello, perché poi manca Mancino, quindi il centrocampo è quello. Ok, niente, che ho fatto bene, no, adesso vedremo, ripeto, io la formazione la faccio la sera prima della partita, quindi la squadra, come dici te, ha fatto bene, non ha preso gol, merito di tutta la squadra, perché tutti hanno fatto bene la fase difensiva, è stato un risultato eccezionale a Sant'Arcangelo, noi per rientrare in corsa per la salvezza diretta avevamo solo la vittoria, e a ottenerla in un derby contro una squadra forte come il Sant'Arcangelo è stata veramente frutto di una grande prestazione. No, questa settimana non facciamo ritiro. Sì, vabbè, non facciamo il ritiro, io non ho neanche chiesto, la società non mi ha detto niente, non mi ha proposto niente, io non l'ho chiesto perché era una cosa eccezionale e non è che poi vada a chiedere, insomma, in giro. Non ci ho pensato, era fondamentale farlo secondo me, perché era una partita anche notturna e questo, certamente i giocatori sanno che devono fare il ritiro da soli, perché è una partita troppo importante, questa addirittura è più importante di quella del Sant'Arcangelo, perché per far sì che quella del Sant'Arcangelo abbia l'importanza che tutti noi gli abbiamo dato, bisogna fare il risultato e possibilmente una vittoria anche contro l'Aquila, che comunque è una squadra, anche l'Aquila è una squadra che sarebbe a 36 punti e quindi è una squadra, anche a gennaio si è mossa bene, la società è una squadra forte, una squadra che al momento ha avuto dei problemi, però per cambio dell'allenatore anche che era venuto in settimana, ma adesso Modica tra l'altro è un allenatore che stimo, perché fa giocare molto bene le squadre, e mi ricordo il Celano faceva un gioco veramente... veramente bello. Questa è un'altra cosa, questo diciamo che è l'ultimo scoglio grosso, non da dire che è ancora ma ci siano semplici, però sono sicuramente due squadre che non hanno. Beh, bisogna vedere anche la posizione dell'Ancona, comunque non ti regala niente, l'ultima in casa. Sono tutte e tre partite delicate, perché abbiamo visto il girone nostro, ci sono dei risultati che qualche volta sfuggono a ogni previsione, ma il calcio è così, noi dobbiamo affrontarla una per volta, adesso bisogna pensare allo scontro diretto contro l'Aquila, che è una partita, ripeto, fondamentale anche questa, perché una vittoria ti consentirebbe veramente una posizione importante. Ci sono un'altra volta poi scontri diretti, Prato, Sant'Arcangelo, insomma è una giornata importantissima. Poi quando vengono a mancare poche giornate, certamente
queste partite necessitano ancora più di attenzione, di prepararla proprio col massimo scrupolo come facciamo. Il fatto di aver portato la migliore di San Marcello, cioè la pendolabile, è anche vero che... C'era un risultato. C'era per riportare anche a loro magari proprio già in bagaglio, però insomma. Certo, adesso anche il Sant'Arcangelo, se vinceva con noi era quasi fuori. Adesso anche il Sant'Arcangelo è lì a lottare con noi e con altre 5-6 squadre. Sant'Arcangelo c'è anche rischiato, magari qualcosina in più, avere tre davanti con Mancino, una posizione un pochino. Mancino però è abituato a fare la mezzala. E comunque è un giocatore esperto, sa giocare in tutti i ruoli, è uno che è molto concentrato, che tatticamente sa stare in campo, quindi è importante in tutte le posizioni, è un trascinatore. Mancino è stata veramente una bella rivelazione, non lo conoscevo come giocatore ma non come persona, e come persona è importante come il giocatore, e la persona è importante come il giocatore. No, perché certo, ripeto, è un giocatore forte, ma no, può essere sostituito da Puccio, Carculo e anche dai due esterni offensivi davanti. Adesso la squadra sta bene, è consapevole che può fare, che può portare a termine questa impresa, e quindi è caricata, e secondo me anche il pubblico sarà il pubblico delle grandi occasioni, anche se piove. Io faccio un appello ai cittadini, insomma ai tifosi, no, del Rimini, che domani ci devono seguire con la stessa carica che ci hanno trasmesso al derby contro il Sant'Arcangelo. Domani il Romeo Neri deve essere pieno, piove, non piove, se piove ci sono impermeabili, ci sono ombrelli, ma la gente deve sapere, come sa, che come sappiamo noi, che è una partita veramente fondamentale. 7 punti nell'ultima trasferta, quindi aveva fatto 5 nel precedente periodo. Adesso mai 2 punti. Adesso ci vuole punti in casa, perché abbiamo preso una volta, abbiamo fatto 2 partite in casa, mi sembra di seguito che siamo riusciti a vincere. Adesso bisogna vincere questa partita contro l'Aquila. Ripeto, no, a dirla è facile sul campo, perché anche loro si trovano come noi in una situazione delicata, però noi faremo del tutto, insomma, cioè con grinta, determinazione, giocando di squadra. Ripeto, un giocatore non si deve sentire troppo la partita, perché gioca insieme ai compagni, che comunque è una squadra che si dà una mano, che cerca di collaborare e di far giocare a tutto campo. Se c'è da dare una mano in difesa, io vedo che anche gli attaccanti esterni tornano tutti. A Sant'Arcangelo c'è stata veramente una dimostrazione dell'attaccamento di questi ragazzi alla squadra e ai tifosi. L'Aquila? Può essere la situazione del Rimini, che ha forse un risultato basso. Certo, l'Aquila è... ma noi siamo... situazione brutta anche noi, quindi tra 29 e 31 punti cambia poco. Certo, questi 2 punti di penalizzazione sono stati... ce l'hanno tolti quando abbiamo vinto, però lo sapevamo, e anche se certamente facevano comodo, però adesso bisogna fare uno sforzo in più per cercare di salvarci anche contro anche con la penalizzazione. Ha sempre mancino, può cambiare qualcosa per scacchiere tattico? No, tatticamente no, perché noi facciamo quel modulo lì, perché, ripeto, non è che arrivi a gennaio e poi inventarti 2-3 moduli di gioco, 2-3 sistemi di gioco. Non c'è Mancino, ma
il centrocampo Esposito, Carcuro e Pucci hanno giocato varie volte insieme, quindi penso che ritroveranno subito le giuste geometrie. C'è parlato l'ultima partita e finalmente sono partiti i buoni specialisti tecnici, quindi adesso non so se lo spogliatoio se ne stava o magari Abbiamo saputo che hanno sbloccato, non è che sono partiti i bonifici, hanno sbloccato. Sono partiti i bonifici ieri. Io so che hanno sbloccato, che la banca ha fatto sapere che ha mandato insomma in Lega la fiduzione per attingere appunto a questa fiduzione. È una cosa importante, anche se sono i stipendi di novembre e dicembre, comunque. Con questa crisi che c'è, i ragazzi li prendono molto molto volentieri e comunque è una cosa positiva. L'Aquila ci dice qualcosa di quella partita? Sì, sì, ho guardato la partita, anche ho guardato l'ultima che hanno fatto con Siena, e sono stati anche un po' sfortunati perché il rigore un po' iniziale che ha fatto Scotti ha cambiato la partita, perché l'Aquila era una partita molto forte, rigore mi sembra i primi 7-8 minuti, poi dopo c'è stato un cross del terzino del Siena che è andato in gol e quindi è stata una mazzata 2-0 dopo 13-14 minuti, è stata una mazzata veramente notevole.